Nella sala consiliare si è tenuta una lectio magistralis del professore Ugo Tristram Engelhardt, uno dei più importanti esperti di bioetica a livello mondiale, che in questa sua prima esperienza a Napoli ha presentato il suo ultimo lavoro Viaggio in Italia. Il professore Engelhardt è stato accolto dal presidente del consiglio comunale Raimondo Pasquino, dal vicepresidente Frizza, dai presidenti della consulta di bioetica nazionale campana Maurizio Mori e Piero Di Blasio e dalla professoressa Emilia D'Antuono. Un breve indirizzo di saluto è stato pronunciato anche dal prefetto di Napoli De Martino, dall'assessore alle pari opportunità Tommasielli, dal vicepresidente del consiglio comunale Elena Coccia e a nome della provincia di Napoli dal consigliere Giovanni Bellerì. Nella sua conferenza, il Engelhardt, professore, che è un cristiano, ha esposto la tesi fondamentale del suo libro, che è riassumibile nel tentativo di arrivare a una bioetica di tipo laico, fondata sull'accordo tra diverse posizioni morali e valori. L'incontro si è concluso con l'invito da parte dell'amministrazione a tornare nella nostra città e con la consegna al professore Texano di una stampa della città da parte dell'assessora Tommasielli e di una targa commemorativa consegnata da Frizza da parte del Consiglio Comunale.